ha fatto discutere non pochi nell'Alto Vicentino l'episodio di giovedì relativo alla sottrazione di tre piccoli cuccioli meticci dal pelo nero ad un pensionato andato in un bar, un locale di Torre Belvicino, estraneo al fatto che con una sporta dello Spesa aveva riposto il trio dei cagnolini. Soprattutto ha fatto indignare in tanti l'uomo 69enne di Schio, che in passato pare si sia, per così dire, distinto in altri comportamenti analoghi e fuori dalle righe, è stato denunciato, come è noto, per l'ipotesi di reato di maltrattamento animali. Quei tre mucchietti di pelo portati via dalle mani che avevano messo a repentaglio la loro incolumità, visti di appena 15-20 giorni, ora stanno bene e non corrono più pericoli. Cosa importante, sono accuditi da chi gli animali li ama davvero, come i volontari dell'associazione L'Arca di Annalisa, che li ha presi in custodia e si occuperà del loro svezzamento. Sono troppo deboli e minuti per darli in adozione, strappati troppo presto alla loro mamma, che non si sa ancora se sia in vita o meno. Vanno nutriti artificialmente, ma questo fattore non impedirà di svilupparsi normalmente, come ai tre fratellini a quattro zampe non mancheranno di sicuro le cure e le carezze. Le richieste di adozione per loro, vista anche la pubblicità legata alla notizia, facile intuire che non mancheranno, aggiungendosi a quelle già arrivate, ma se ne riparlerà almeno tra un mese e mezzo almeno.